Buonasera dal Palatenda di Piombino, Riccardo Quiriconi al microfono a raccontarvi l'ultima giornata della regular season del campionato di Serie B. Incontro decisivo qui al Palatenda tra Basket Golfo Piombino e Raggi Solari Faenza. Piombino ormai ha acquisita la certezza dei playoff, cerca questa sera la vittoria per coltivare ancora i sogni di raggiungimento del terzo posto in classifica. Obbligata a vincere la squadra di Coach Padovano, in attesa poi dai risultati che proverranno dagli altri campi. Si gioca in contemporanea su tutti i parquet del girone A. Raggi Solaris Faenza agli ordini di Coach Marco Ragazzi, si presenta con
a disposizione il numero 5 Samuele del Fiume, il numero 6 Luigi Boero, il numero 7 Andrea Castellari il capitano, il numero 8 Jacopo Silimbani, il numero 10 Lorenzo Benedetti, il numero 11 Daniele Casadei, il numero 12 Giovanni Penzerini, il numero 13 Riccardo Iattoni, il numero 15 Emanuele Pini, il numero 17 Federico Zambini. Coach Padovano sceglie il quintetto composto da Giacomo Guerrieri, Mattia Venucci, Edoardo Persico, Mario Gigena e Michele Giovanatto per iniziare l'incontro. Basket Golfo Piombino nella classica tenuta casalinga in canotta gialla bordata di blu. In scuro gli ospiti faentini. Prima palla 2 dell'incontro, a saltare Edoardo Persico e Silimbani. Il primo possesso è per Faenza. La palla circola, arriva nelle mani di Emanuele Pini. Si scarica per Lorenzo Benedetti. Il tiro dall'angolo del mancino Silimbani a bersaglio per i primi due punti dell'incontro. 2-0 Faenza, primo possesso per Basket Golfo Piombino. Lo gestisce Mattia Venucci. Esce a ricevere Mario Gigena. Il ribaltamento per Giovanatto fa saltare il proprio avversario diretto, lo scarico ancora per Mario Gigena, la finta, il tiro da tre punti, Mario Gigena va in penetrazione, si appoggia al vetro con il mancino per il pareggio a 2. Tenta la rubata la difesa di Basket Golfo, rimangono 10 secondi sul cronometro 24 a Faenza per chiudere l'azione di attacco. La penetrazione a centro era del tacco faentino, due punti a bersaglio per il nuovo vantaggio degli ospiti sul 4-2. Palla nelle mani di Mattia Venucci, lo scarico per il capitano gialloblu Giacomo Guerrieri. Arresta il palleggio Michele Giovanatto, difficoltà nello scarico. Arriva il fallo della difesa faentina, primo fischio contro la difesa ospite. È del numero 13 Iattoni il primo fallo dell'incontro, 8 minuti e 40 secondi allo scadere del primo quarto. Faenza avanti di 2 sul 4-2 qui al palatenda di Piombino, la rimessa di Giacomo Guerrieri. Mattia Venucci, lo scarico per Giovanatto. Il ribaltamento di Persico per il tiro da tre punti di Mario Gigena. Bomba a bersaglio per il numero 15 argentino, primo vantaggio Basket Golfo sul 5-4. Comincia a salire la temperatura sulle tribune del Palatenda, lo scarico di Silimbani. La conclusione mancina di Casadei, l'errore per lui. Ancora Mattia Venucci, la transizione spinta dalla guardia gialloblu. Falla ancora la difesa di Faenza. Primo fallo anche per Lorenzo Benedetti. 2-0 il computo dei falli di squadra sul tabellone del Palatenda. L'incitamento ritmato del pubblico gialloblu. La ricezione profonda di Edoardo Persico che si muove spalla a canestro. Il semigancio sinistro del centro piombinese non va a bersaglio. La veloce transizione di Faenza. La conclusione da sotto fallita, il rimbalzo di Giacomo Guerrieri. Palla ancora alle mani di Mattia Venucci, si arresta la guardia gialloblu, parte in palleggio Mario Gigena, arresto e tiro vincente del numero 15, 7 punti tutti scaturiti dalle sapienti mani di Mario Gigena a sancire il massimo vantaggio Basket Golfo sul 7-4, la difesa forte di Giacomo Guerrieri, l'attacco di Faenza. Palla nell'angolo per il piazzato del numero 15 Pini. Il rimbalzo di Mattia Venucci che spinge la transizione. Entra nei giochi Basket Golfo a 18 secondi dallo scadere dell'azione di attacco. Ancora il ritmo, Mario Gigena. Implacabile stasera l'argentino numero 15. 10-4 per Basket Golfo, 10 punti per Mario Gigena. Primo fallo per lui sull'azione di attacco di Faenza. Incessante l'incitamento del pubblico pombienese. Penzeri la rimessa. La difesa schierata di Basket Golfo a cercare di arginare l'attacco faentino. Il tiro dall'angolo
Iettoni l'errore per lui. Ancora Mattia Venucci, batte in uno contro uno il proprio avversario diretto. Arresto a centrare per Mattia Venucci. Errore al tiro per lui. 6 minuti e 33 secondi allo scadere del primo quarto. Cambio difensivo per Basket Golfo Piombino. Dall'arco la conclusione a bersaglio di Faenza per il meno 3. Successivo attacco di Basket Golfo Piombino interrotto fallosamente nuovamente dal numero 15 Emanuele Pini. Terzo fallo di squadra per Faenza. Rimessa dal fondo per Basket Golfo, si incaricherà della stessa Giacomo Guerrieri. La ricezione e l'allontanamento di Mario Gigena. Lo scarico per Giacomo Guerrieri, il tiro in sospensione del capitano gialloblu, l'errore per lui, facile rimbalzo difensivo di Faenza. La transizione, resta il tiro da tre punti vincente per Faenza che impatta a 10 a 6 minuti esatti dallo scadere del primo quarto. 6-0, parziale aperto per Faenza. Piombino costretto a ricostruire l'azione di attacco per cercare il nuovo vantaggio. Ancora un fallo alla difesa di Faenza che raggiunge il bonus dei 4 falli di squadra. Primo fallo per Jacopo Silimbani. 4-1 il computo dei falli di squadra fino a questo momento. La rimessa di Giacomo Guerrieri, l'eccezione di Giovanatto. A spazio per il tiro da 3 punti Giacomo Guerrieri. L'errore del capitano, il rimbalzo del numero 15 Pini. Ancora l'attacco per Faenza, l'uscita dei blocchi, la conclusione fallita da Pensierini, il rimbalzo di Edoardo Persico. Lo scarico di Mattia Venucci per lo stesso Persico. Mattia Venucci a superare la linea di metà campo per Basket Golf. Il ribaltamento sul lato debole per Giovanatto che rinuncia al tiro da tre punti. Serve profondo Edoardo Persico. La rubata di Casadei. In contropiede l'appoggio al vetro di Pensierini per il vantaggio Faenza sul 12-10. Palla alle mani di Mattia Venucci. Il blocco di Edoardo Persico, la virata di Mattia. Lo scarico nell'angolo per Mario Gigena. Primo errore dal campo per il numero 15 gialloblu. Ancora Pensierini fronteggiato da Mario Gigena. Si muove spalla a canestro. Lo scarico nell'angolo per il piazzato dall'angolo, il rimbalzo di Mattia Venucci, non riesce a trovare Giacomo Guerrieri che si era proiettato in contropiede, il tocco di Pensierini a lasciare 19 secondi sul cronometro 24 all'attacco gialloblu. Cominciano rotazioni per coach Marco Ragazzi. Rimessa laterale nelle mani di Giacomo Guerrieri. La ricezione di Mattia Venucci. Palla ancora nelle mani di Giacomo Guerrieri. Lo scarico per Mario Gigena. Giovanatto ad aprirsi per la ricezione. In punta a ricevere Edoardo Persico. Spalla a canestro Mario Gigena. Tenta la rubata la difesa di Faenza. Ancora il palleggio, resta il tiro di Giacomo Guerrieri. Ancora un errore per lui. Si alza dalla panchina Alessio Iardella. Si accomoda sul cubo dei cambi pronto ad entrare nel match. La stoppata di Edoardo Persico, leader del girone nel numero di stoppate date, conferma questa sua caratteristica peculiare il centro gialloblu. Palla persa di Mario Gigena, il fallo tattico di Giovanatto ad interrompere la transizione di Faenza. Cambio per coach Padovano, entra nel match Alessio Iardella, torna in panchina Giacomo Guerrieri. Secondo fallo di squadra per Basket Golfo Piombino. Ha già raggiunto il limite dei 4 falli di squadra Faenza. Rimessa laterale per Faenza nelle mani del numero 11 Casadei. La conclusione pesante e il rimbalzo difensivo di Giovannatto. L'errore in apertura del numero 6. La rubata di Faenza che si appoggia al vetro per il massimo vantaggio sul 14-10. A gestire l'attacco per Piombino Alessio Iardella, lo scarico per Michele Giovanatto.
fermo l'attacco di Piombino, sceglie la soluzione pesante Mattia Venucci, errore per lui, rimbalzo della difesa di Faenza, ancora una penetrazione, ancora un appoggio al vetro per il massimo vantaggio Faenza sul 16-10. Time out per coach Padovano, costretto a richiedere time out il coach piombinese per gli ultimi minuti di gioco non favorevoli ai colori piombinesi. Non ci assiste il sito della Lega, non abbiamo a disposizione i dati statistici dell'incontro fino a questo momento, ciò non ci impedisce di sottolineare la buona partenza di Faenza, la risposta di Basket Golfo, soprattutto con i punti messi a segno da Mario Cigena. Il nuovo allungo Faenza con sei punti consecutivi che hanno portato i faentini al massimo vantaggio dell'incontro sul 16-10. 3 minuti e 13 secondi allo scadere del primo quarto. Rimessa dal fondo per Basket Golfo Piombino. Palla alle mani di Mario Cigena. La ricezione di Alessio Iardella. Ancora difesa forte di Faenza, difficoltà nel superamento delle metà campo da parte di Alessio Iardella, fronteggiato da Pensierini. La ricezione di Mario Cigena. Si trova la ricezione profonda di Dardo Persico, che prende ancora posizione a centro area. La penetrazione di Mattia Venucci. Si appoggia al tabellone Mattia Venucci. Primi due punti per la guardia gialloblu. Leader del girone per falli subiti. Riduce lo svantaggio di Basket Golfo Piombino al meno 4. Palla persa Faenza. Nuova possibilità in attacco per squadra di casa. Palla nelle mani di Alessio Iardella, che riceve la rimessa dal fondo di Mattia Venucci. Venucci, Iardella, Giovanatto, Persico e Gigena a comporre il quintetto di coach Padovano. Mario Cigena a trovare la ricezione a centro area di Edoardo Persico, assist di Mario Cigena, appoggio morbido al vetro di Edoardo Persico per i due punti che portano Basket Golfo Piombino a meno 2. Ancora l'attacco di Faenza, la difesa forte di Alessio Iardella, che legge lo scarico, recupera palla la guardia numero 4, spinge la transizione, infrazione di palming per Alessio Iardella. Cambia ancora per coach Padovano, entra nel match con il numero 13 Camillo Bianchi, si accomoda in panchina Michele Giovanatto, continue rotazioni anche per coach ospite ragazzi. L'attacco di Faenza ancora con la possibilità di allungare nel punteggio. Il movimento sotto canestro, lo scarico fuori per il 3 punti a bersaglio per il nuovo più 5 Faenza. 19-14 sul tabellone del Palatenda, 1 minuto e 46 secondi allo scadere della prima frazione di gioco. Prova a rispondere dall'altra parte Mario Cigena, si ferma sul primo ferro, la conclusione pesante del numero 15 gialloblu. Arresta il palleggio Casadella, difesa forte di Mattia Venucci. Pronto sul cubo dei cambi Marco Franceschini per coach Padovano. La rubata di Mattia Venucci in compartecipazione con Edoardo Persico. Il contropiede a bersaglio di Mattia Venucci. 1-9-1-6 sul tabellone del Palatenda, 69 secondi allo scadere del primo quarto. Ancora un attacco per Faenza. Il fallo alla difesa gialloblu. Colpevole del fallo il numero 4 Alessio Iardella. Terzo fallo di squadra per gli uomini di coach Padovano. Si accomoda in panchina Edoardo Persico, entra nel match con il numero 12 Marco Franceschini. La rimessa di Faenza, previata la ricezione a centro area, lo scarico che si ferma sul ferro del canestro gialloblu. La recuperata per Basket Golfo Piombino. A gestire l'attacco ancora Alessio Iardella, la ricezione del primo pallone del match per Marco Franceschini.
il palleggio di Camillo Bianchi, lo scarica ancora per Alessio Iardella, scivola in appena entrato nel pitturato ospite Alessio Iardella. Dall'altra parte il fallo di Marco Franceschini a interrompere la transizione di Samuel Dal Fiume. Cambia ancora per Coach Ragazzi, che continua con le proprie rotazioni. Raggiunge il bonus dei 4 falli di squadra anche Basket Golfo Piombino a 38 secondi e 6 decimi dallo scadere del primo quarto. Rimessa per Faenza, palla gestita da per affrontare la zona messa in campo da Coach Padovano. Ancora una conclusione da oltre l'arco per Faenza, il rimbalzo di Mario Gigena, lo scarico di Camillo Bianchi per Alessio Iardella, il pallone di ritorno di Alessio Iardella a servire l'assist per Camillo Bianchi, che viene fermato fallosamente dalla difesa di Faenza. Le proteste della parte di tribuna occupata dai tifosi ospiti. Secondo fallo per il numero 15, Emanuele Pini. Due tiri liberi a disposizione per Camillo Bianchi. Le civili proteste di Coach Ragazzi all'indirizzo della coppia arbitrale. Probabilmente più che per il fallo fischiato alla difesa faentina, protestava per il mancato fischio sulla conclusione da tre punti precedente. Primo viaggio in lunetta per Camillo Bianchi. Si allunga l'attesa per procedere all'asciugatura del parquet nei pressi della panchina faentina. Palla nelle mani di Camillo Bianchi. Primo errore dalla linea per lui, primo viaggio lunetta del match. 19-16 ancora il vantaggio di Faenza. 0-2 per Camillo Bianchi, il rimbalzo di Casadei. Ultimo possesso del quarto nelle mani di Faenza. Lo gestisce Dal Fiume in collaborazione con Boero. L'arresto e tiro del numero 6, la stoppata di Alessio Iardella, un secondo alla fine. Il tiro della respirazione di Alessio Iardella non trova il fondo della retina del canestro faentino. Si chiude il primo quarto con Faenza avanti 19-16. L'incitamento del Palatenda ai propri beniamini, che ripetiamo cercano la vittoria necessaria per coltivare ancora i sogni di raggiungimento del terzo posto in classifica. Quattro squadre si presentano appaiate prima di questa ultima e decisiva giornata di regular season a 38 punti. Basket Golfo Piombino, Tramec 100, GR Service, Cecine, Jesse Valsese. Se diamo per scontata la vittoria di 100 in casa contro Trecate. Gli altri incontri previsti sono Jesse Valsese contro Crabs Rimini, trasferta a doleggio per GR Service Cecina. Ripetiamo, dall'esito di questi quattro incontri scaturiranno gli accoppiamenti per i quarti di playoff che inizieranno nel prossimo fine settimana. Basket Golfo Piombino oltre a sognare il terzo posto in classifica conta ad avere anche il vantaggio del fattore campo in questo primo turno di playoff. Il calore del pubblico piombinese sta diventando un fattore importante in questa stagione, assolutamente da rimarcare per i colori giallo-blu. L'obiettivo primario era quello di raggiungere la qualificazione ai playoff, di migliorare il risultato della stagione scorsa, che aveva visto Basket Golfo Piombino
raggiungere l'ottavo posto in classifica, che l'aveva costretto al micidiale incontro nei quarti di finale con la Menzana Siena, serie chiusa 2-1 per i senesi. La regola del possesso alternato premia Basket Golfo Piombino. Palla nelle mani di Camillo Bianchi, che insieme a Iardella, Venucci, Franceschini e Gigena compone il quintetto scelto da coach Padovano per iniziare questo secondo quarto. Palla in punta per Marco Franceschini, lo scarico per Mattia Venucci, la penetrazione di Mattia Venucci, l'appoggio mancino della guardia numero 11. Meno 1 Basket Golfo, 19-18 in apertura di secondo quarto. Punteggio basso al Palatenda. Casadei a muoversi, spalla a canestro contro Marco Franceschini. Lo scarico per il tiro aperto da 3 punti di Emanuele Pini. 2-2, 1-8 più 4 per Faenza alla conclusione da 2 punti di Mattia Venucci. Ha risposto Pini con la bomba da 3 punti per il nuovo più 4 Faenza. Mattia Venucci, arriva il blocco di Marco Franceschini, ancora una penetrazione di Mattia Venucci, lo scarico per Alessio Iardella, va fino in fondo Alessio Iardella, si appoggia al vetro, 2 punti anche per Alessio Iardella. Attacco gestito dal Fiume per Faenza, il palleggio mancino del numero 5, arriva il blocco di Casadei che poi va a prendere posizione sotto canestro sfruttando il mismatch contro Mattia Venucci. La conclusione in reverse del numero 11 ospite, 2 punti. E nuovo vantaggio sul più 4 per Basket Golfo Piombino, per Raggi Solaris Faenza, scusate. Palla nell'angolo per Alessio Iardella, fronteggiato dal Fiume, ancora una penetrazione di Alessio Iardella, legge lo scarico Casadei che poi parte in palleggio, bloccato da Mattia Venucci, il fallo di Mattia Venucci. Chiede di asciugare il parquet Casadei. Ancora cambi per coach Padovano, torna in panchina Mario Gigena. Prende il suo posto in quintetto Michele Giovanatto. La rimessa per Faenza, la ricezione al centro di Casadei, il contatto con Marco Franceschini, è ritenuta fallosa la posizione difensiva del numero 12 giallo-blu. Primo fallo del quarto per Basket Golfo Piombino, rimessa laterale per Faenza che conserva 4 punti di vantaggio a 8 minuti e 6 secondi allo scadere del secondo quarto. La rimessa di Faenza. Casadei dalla linea del tiro libero a fallire il tiro, il rimbalzo difensivo di Giovanatto, palla nelle mani di Mattia Venucci, lo scarico lungo di fondo per Camillo Bianchi, letto ancora dalla difesa faentina, dal Fiume a gestire la transizione per Faenza, il taglio a centro area di Casadei, potenziale gioco da 3 punti per Faenza, fallo di Marco Franceschini, secondo fallo per il pivot giallo-blu. Cambia ancora per coach Padovano, entra nel match con il numero 3 Edoardo Pedroni che concede minuti di riposo a Mattia Venucci, torna ad occupare la posizione di centro nel quintetto piombinese Edoardo Persico. Casadei in lunetta per completare il gioco da 3 punti. Fallisce la conclusione dalla linea del tiro libero il numero 11 ospite. Alessio Iardella a servire Camillo Bianchi. Massimo vantaggio Faenza sul 26-20. Lo scarico di Giovanatto per Edoardo Pedroni. La ricezione di Edoardo Persico che si muove spalla canestro e manda a bersaglio i 2 punti del meno 4 Basket Golfo Piombino. La conclusione veloce di Boero in transizione da 3 punti non trova il fondo della retina. Nuova opportunità in attacco per Basket Golfo Piombino. La ricezione in angolo di Giovanatto.
ancora riceve il pallone da Camillo Bianchi, il tiro in allontanamento di Giovanotto, l'errore per lui, il contropiede Faenza, non riesce a controllare il pallone Casadei per la facile conclusione da sotto, lo trova però con l'assist ancora dal Fiume, falla ancora per la difesa gialloblu nello specifico di Michele Giovanotto. Secondo fallo per lui, nuovo viaggio in lunetta per Casadei. Quarto fallo di squadra per Basket Golfo Piombino, che raggiunge il bonus. 6 minuti e 48 secondi dallo scadere del secondo quarto. Solo rete per Casadei. Più 5 Faenza sul 27-22. Con l'aiuto di Primo Ferro e Tabellone manda a bersaglio anche il secondo tiro libero Casadei. Si allunga la difesa di Faenza. Supera il limite a campo Alessio Ardella fronteggiato da Luigi Boero. Si è chiusa zona Faenza da un paio di azioni difensive. Il movimento di Edoardo Persico, il tiro d'allontanamento del pivot giallo-blu. L'airball di Edoardo Persico. Ancora uno scarico al centro area per Casadei. Riapre fuori per Boero, tiro aperto da tre punti del numero 6 ospite, errore per lui. Basket Golf Piombino chiamato a recuperare i 6 punti di svantaggio, prova a farlo con il tiro da due punti frontale di Michele Giovanotto, errore per lui. Prevale ancora il rimbalzo Faenza. Lo scarico per la conclusione a tre punti di dal Fiume, errore per lui, non riesce a controllare Giovanotto il pallone prima che superi la linea di fondo, rimessa dal fondo ancora per Faenza, il pallone ha toccato il ferro del canestro giallo-blu, sono rimasti 8 secondi a Faenza per chiudere l'azione di attacco, si conclude nel modo migliore l'azione di attacco per Faenza, tre punti a bersaglio per il massimo vantaggio Faenza sul 30-22. Momento di difficoltà per Basket Golfo Piombino. Partenza in palio di Alessio Ardella. Arresto e tiro vincente del guardia numero 4. Svantaggio ridotto a 7. 3-1-2-4 per Faenza. Il tocco. L'ultimo tocco è del attacco faentino, precisamente di Luigi Boero. Rimessa laterale per Basket Golfo Piombino, rientra nel match con il numero 8 Silimbani, palla nelle mani di Edoardo Pedroni, lo scarico per Camillo Bianchi, la ricezione ancora in punta di Alessio Ardella, la partenza in palio di Alessio Ardella, arresto a centro area per la guardia gialloblu, due canestri consecutivi di Alessio Ardella, svantaggio ridotto a 5 sul 31-26, time out per Cocci Ragazzi. Continua a guidare l'incontro Faenza, 5 punti di vantaggio per gli uomini di coach Marco Ragazzi. Il tifo giallo-blu prova a sostenere i propri beniamini, consapevoli che l'apporto del pubblico può essere determinante in incontri delicati come questo. La tifoseria gialloblu dà sempre il proprio apporto, anche in trasferta domenica scorsa a San Miniato la marea gialloblu ha fatto sentire la propria presenza. In uscita dal time out la rimessa dal fondo per Faenza, che continua a guidare l'incontro con 5 punti di vantaggio. Siamo praticamente a metà del secondo quarto. Si allunga la difesa di Coach Padova, la pressione di Edoardo Pedroni. Supera in vita a campo Faenza. Pini non esita a prendere il tre punti, si rivolge orgogliosamente verso la parte di tribuna occupata dai propri sostenitori. Massimo vantaggio Faenza sul 34-26. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco del secondo quarto.
deve reagire Basket Golfo a questa situazione che sta diventando pesante. Prova a farlo ancora Alessio Iardella, errore al tiro per la guardia gialloblu. Nuovo attacco Faenza, non ha interesse ad aumentare il ritmo la squadra ospite. Lo scarico di Casadei, la palla torna nelle mani del numero 11 e resiste al contatto falloso di Edoardo Persico. Manda a bersaglio ancora due punti, si guadagna il diritto ad un nuovo tiro supplementare. Ancora un potenziale gioco da tre punti per l'esperto numero 11, dominatore di questa parte di incontro. Giovanatto ancora in panchina, torna in campo Mario Cigena. Mattia Venucci a prendere posizione in quintetto, gli lascia il posto Alessio Iardella. 3-6-2-6, massimo vantaggio per Raggi Solaris Faenza, l'opportunità di incrementarlo con il libero supplementare. Va a bersaglio la conclusione dalla linea, più 11 Faenza, massimo vantaggio a 4 minuti e 19 secondi dall'intervallo lungo. Ancora una persa per Basket Golfo Piombino, nel tentativo di recuperare palla viene individuato in azione fallosa Camillo Bianchi, non è d'accordo con la decisione della coppia arbitrale il numero 13 gialloblu. Piombino ha raggiunto il bonus dei 4 falli di squadra, Faenza ha diritto a viaggio in lunetta. Ancora 0 la casella dei falli commessi da Faenza in questo quarto. Errore al tiro al primo tentativo. Manda a bersaglio il secondo tentativo. Più 12 per Faenza. Difficoltà per l'attacco gialloblu. Palla alle mani di Mario Cigena, cerca la ricezione profonda di Edoardo Persico a centro. Arriva il primo fallo del quarto per Faenza, 3 minuti e 58 secondi dall'intervallo lungo. Continua le rotazioni per coach ospite, rientra tra gli applausi della propria panchina e dei propri sostenitori Casadei, autore di un secondo tempo da dominatore. Lo scarico di Camillo Bianchi per Edoardo Pedroni, palla alle mani di Mattia Venucci, da lontanissimo il tre punti di Mattia Venucci che si spenge sul ferro del canestro faentino. Rimessa dal fondo per Faenza, si allunga la difesa di Basket Golfo Piombino nel tentativo di mettere pressione all'attacco degli ospiti. Si chiude a zona poi Basket Golfo, viene pulito, cerca di punire dall'angolo Silimbani con il tiro mancino, la partenza in transizione di Mario Cigena, l'errore di Mario Cigena, il rimbalzo offensivo di Edoardo Persico. Ancora un fischio della coppia arbitrale a punire la difesa di Faenza. È breve la sosta di Casadei in panchina che torna immediatamente in quintetto. Rimessa dal fondo per Basket Golfo, ad occuparsi della stessa Mattia Venucci pronto sulla linea di fondo. Attesa per la rimessa di Mattia Venucci, ricezione a centro di Mario Cigena,
due punti per Mario Gigena, svantaggio ridotto a 10 sul tabellone del Palatenda, 38-28. Ancora un fallo per la difesa gialloblu tra le proteste del pubblico piombinese. Due tiri liberi ancora per Faenza per provare ad incrementare il proprio vantaggio. Va a bersaglio la prima conclusione dalla linea per il nuovo più 11 Faenza sul 39-28, 3 minuti e 16 secondi allo scadere del secondo quarto. 2 su 2, massimo vantaggio sul più 12. Momento di difficoltà evidente per Basket Golfo Piombino, che non riesce ad invertire la tendenza del match. Lo scarico di Edoardo Pedroni per Edoardo Persico. Il movimento spallacanestro del numero 8 gialloblu. L'elegante conclusione in semigancio mancino di Edoardo Persico. Meno 10 Basket Golfo, 40-30 per Faenza. 2 minuti e 50 secondi all'intervallo lungo. Circola velocemente la palla per Faenza contro la zona gialloblu. La conclusione a bersaglio da 3 punti dall'angolo a regalare a Faenza il massimo vantaggio sul più 13. Prova a muoversi spallacanestro Mario Gigena, scivola nel tentativo di superare il proprio avversario diretto. Rimessa dal fondo per Piacenza, sempre più in difficoltà Basket Golfo Piombino. Faenza appare in controllo. La circolazione veloce di Faenza sulla zona messa in campo da coach Padovano. La precisione al tiro da 3 punti hanno consentito agli ospiti di costruirsi questo, fino a questo momento, rassicurante vantaggio. Faenza con questa vittoria scaccerebbe il pericolo dei play-out. Una squadra quindi che ha interesse a portare a casa i 2 punti. I parziali degli altri campi intanto ci dicono che Rimini è in vantaggio di 9 punti sul 39-30 sul campo di Valsesia. 100 avanti facile su Trecate sul 56-35. Ad Oleggio Cesci in avanti di 5 punti sul 31-26. Delle 4 squadre appaiate a 38 punti, quindi è solo Basket Golfo Piombino che in questo momento non riesce a raggiungere la vittoria. Il buon gioco a 2 ancora di Faenza, facile conclusione da centro area per gli uomini di coach Ragazzi, più 15 per gli ospiti. Una montagna da scalare per Basket Golfo Piombino. Rimangono 1 minuto e 52 secondi di questo secondo quarto. Prova ad interrompere il trend negativo Alessio Ardella, errore da sotto per lui. Faenza ancora nelle mani per il pallone per allungare ulteriormente nel punteggio. Si sta ripresentando la situazione dell'ultimo match casalingo di Basket Golfo Piombino. Contro Cescina il meno 18, poi recuperato dagli uomini di coach Padovano. Con la vittoria importantissima portata a casa nell'overtime. Rotazione ancora per coach Ragazzi. Casadei nuovamente in panchina. 1 minuto e 34 secondi allo scadere del secondo quarto. Il pubblico piombinese prova a dare la scossa ai propri ragazzi, facendo sentire loro tutto il calore possibile. Vediamo come si svilupperanno gli ultimi 90 secondi di gioco del secondo quarto. Con quale vantaggio Faenza si porterà negli spogliatoi? Quanto avrà Basket Golfo da recuperare nel corso del terzo e quarto quarto?
il piazzato di Edoardo Persico, frontale, solo rete per il centro giallo-blu. 4-5-3-2. La rubata di Mattia Venucci. Il fallo alla difesa di Faenza, che non ha raggiunto ancora il bonus dei 4 falli di squadra. 1 minuto e 7 secondi allo scadere del secondo quarto. Ancora un time out in campo. Il suono del palatenda a raccontare questo minuto di sospensione. Esaurito il time out, il pubblico giallo-blu si alza in piedi, ritma il proprio incitamento, capisce che è un momento di difficoltà per i colori giallo-blu. Mattia Venucci a gestire l'attacco, attende il blocco di Edoardo Persico, l'arresto a centroarea di Mattia Venucci, solo rete per il numero 11 giallo-blu, parziale di 4-0 per Basket Golfo Piombino. 4-5-3-4, svantaggio ridotto ad 11. La circolazione di palla per Faenza, 10 secondi alla conclusione delle azioni di attacco. Calpesta la linea laterale il numero 12 Penzerini. Palla recuperata per Basket Golfo Piombino, che ha l'opportunità con questa azione di attacco di chiudere il secondo quarto con uno svantaggio inferiore alla doppia cifra. Prova a farlo con la partenza in palleggio di Mattia Venucci. Arriva il blocco di Edoardo Persico. Prova a passare con il numero 10 Benedetti. Viene colto in azione fallosa. Siamo in zona bonus anche per Faenza. Viaggio in lunetta per Mattia Venucci. 4-5-3-4 sul tabellone del palatenda. Non smette di cantare il pubblico giallo-blu. Errore al primo tentativo per Mattia Venucci. Manda a bersaglio il secondo libero a disposizione il numero 11 giallo-blu. 4-5-3-5. La difesa di Basket Golfo sull'attacco di Faenza. Penzerini fronteggiato da Mario Cicena. Scarico nell'angolo per il 3 punti a bersaglio. Punisce ancora la difesa giallo-blu Faenza. 4-8-3-5. Più 13 a 5 secondi dallo scadere del secondo quarto. Il palleggio era a stettino di Alessio Ardella. A 8 decimi dallo scadere del secondo quarto il fallo alla difesa faentina. Due tiri liberi a disposizione per Alessio Verdella. Primo libero a bersaglio per la guardia numero 4. 4-8-3-6, meno 12 Basket Golfo, 8 decimi alla fine del secondo quarto, all'intervallo lungo. Fa 2 su 2 Alessio Verdella. Si chiudono i primi due quarti qui al Palatenda con Raggi Solaris Faenza in vantaggio su Basket Golfo Piombino per 48-37. Ci risentiamo per la ripresa del gioco all'inizio del terzo quarto.
40 secondi all'inizio del terzo quarto qui al Palatenda, sta per riprendere il gioco nella gara conclusiva della regular season tra Basket Golf Piombino e Raggi Solaris Faenza. Primi dei quarti di controllo per Faenza, che conserva l'intervallo lungo un vantaggio di 11 punti su Basket Golf Piombino, chiamata all'impresa di recuperare questi 11 punti di vantaggio per continuare a cullare i sogni di raggiungimento del terzo posto in classifica. Coach Padovano sceglie Edoardo Pedroni, Mattia Venucci, Mario Gigiani, Edoardo Persico e Michele Giovanatto per
iniziare il terzo quarto. La regola del possesso alternato premia Faenza, che gestirà il primo possesso del terzo quarto. Il live delle statistiche non ci consente di dare i dati rilevanti di questo incontro. Primo attacco Faenza, il taglio di Casadei letto da Edoardo Persico, non arriva la rubata di Basket Golfo Piombino, costretto al tiro allo scadere il numero 11 ospite. Il rimbalzo di Mattia Venucci, che guida la transizione, trova la ricezione in angolo di Michele Giovanatto, lo step back di Mattia Venucci, tre punti a bersaglio in apertura di quarto per Mattia Venucci. Parte forte Basket Golfo Piombino in questo terzo quarto. Prova a rispondere Faenza con l'appoggio vincente per il nuovo più 10, 50-40 per gli ospiti in scuro. Lo scarico di Mattia Venucci per Giovanatto, palla nelle mani di Edoardo Pedroni fronteggiato dal Fiume, ribaltamento per Mattia Venucci, palla in angolo per Mario Gigena, due punti a bersaglio per Mario Gigena, autore secondo noi di 12 punti fino a questo momento. Palla in angolo, il taglio ancora vincente al centro della difesa gialloblu per i due punti comodi di Iattoni, più 10 ancora per Faenza sul 52-42. Mattia Venucci fronteggiato ancora da Del Fiume, arriva il blocco di Edoardo Persico, lo scarico per Giovanatto, a spazio per il tiro da tre punti il numero 8, errore al tiro per lui. Ancora la veloce transizione di Faenza, il ribaltamento sul lato debole, ancora opportunità per un tiro aperto da tre punti, segue il rimbalzo dal Fiume, anticipa Mattia Venucci, nuovo possesso per Faenza che ha l'opportunità di allungare ancora nel punteggio. Errore da sotto, rimbalzo per Mattia Venucci, l'errore di Riccardo Iattoni, non allunga Faenza. Giovanatto in angolo, il ribaltamento per Edoardo Persico, palla alle mani di Mattia Venucci, prende ancora il tiro da tre punti il numero 11 gialloblu, rimbalzo in attacco per Mario Gigena, serve l'assist a Michele Giovanatto che da sotto mette a segno i due punti del meno 8 per Basket Golfo Piombino, 5-2-4-4, 8 punti, 3 punti recuperati a Piombino in apertura di terzo quarto. Il più vivo ancora rimbalzo è Casadei, che però vede letto la sua apertura da Mattia Venucci, il contropiede gialloblu mandato a bersaglio da Edoardo Pedroni, 5-2-4-6, 5 punti recuperati da Piombino nei primi 2 minuti e 42 secondi del terzo quarto. Torna a salire l'entusiasmo sulle tribune del Palatenda, che vedono segnali di reazione da parte dei propri beniamini. Costretto al time out coach Ragazzi. Importante possesso in uscita dal time out per Faenza. Sale l'incitamento del pubblico del Palatenda, che torna a credere nella possibilità di battere Faenza e di raggiungere il terzo posto in classifica. Rimessa dal fondo per Faenza, si allunga la difesa di Basket Golfo Piombino, Edoardo Pedroni e Mattia Venucci a rendere difficile l'uscita di Faenza, che ora gestisce il possesso con 10 secondi a disposizione sul cronometro dei 24. Fallo in attacco fischiato dalla coppia arbitrale, premiata la posizione difensiva di Mattia Venucci, primo fallo di squadra per Faenza nel quarto. Si procede all'asciugatura del parquet, momenti di pausa. Ancora
ancora la voce del Palatenda a scandire questa interruzione. Palla nelle mani di Edoardo Pedroni, servito da Mattia Venucci. Supera in palleggio la linea di metà campo la guardia classe 98. Ricezione profonda di Edoardo Persico, ribaltamento per Mattia Venucci. Ha spazio per mandare a bersaglio la bomba del meno 3. Subisce anche il fallo di Dal Fiume. Potenziale gioco da 4 punti per Mattia Venucci. Torna prepotentemente in panchina in partita basket Golfo Piombino. Mattia Venucci. Porta basket Golfo Piombino ad un solo possesso da Faenza sul 52-50 per gli ospiti. È salita l'intensità difensiva di basket Golfo Piombino. Mattia Venucci ha armato la mano. Ancora una palla persa per Faenza. Decisamente in difficoltà gli uomini di coach Ragazzi in apertura di terzo quarto. Recuperati 9 degli 11 punti con i quali basket Golfo Piombino si era presentato in svantaggio all'inizio di questo terzo quarto. Ancora il Palatenda a far sentire il suo ruggito. Esaurito il time out di coach Marco Ragazzi. Basket Golfo Piombino ha nelle mani il pallone del potenziale pareggio. 6 minuti e 33 secondi allo scadere del terzo quarto. Quarto fino a questo momento dominato da basket Golfo Piombino. Il palleggio di Edoardo Pedroni, la ricezione di Edoardo Persico. A spazio Giovanatto. 3 punti aperto, errore al tiro per il numero 8, lotta a rimbalzo Edoardo Pedroni ma non riesce a trasformare l'errore del compagno. Dal Fiume a gestire l'attacco per Faenza, il ribaltamento, palla in mano di Penzerini, a spazio Iattoni per mandare a bersaglio i 2 punti del 9 più 4 Faenza, 5-4-5-0 sul tabellone del Palatenda. Mattia Venucci, la ricezione ancora di Edoardo Persico, parte in palleggio deciso Edoardo Persico, il semigancio, l'errore al tiro del centro giallo-blu, il rimbalzo di Casadei, Dal Fiume a gestire l'attacco, lo scarico ancora per Casadei, partenza in palleggio di Iattoni fermata fallosamente da Edoardo Persico, secondo fallo per il centro giallo-blu. Rimessa dal fondo per Faenza, 5 minuti e 33 secondi allo scadere del terzo quarto, 14 secondi a disposizione degli ospiti per chiudere l'azione di attacco. Difficoltà nella ricezione, esce poi a ricevere Casadei, si allontana per battere uno contro uno Edoardo Persico, arriva il raddoppio di Mario Cigena, lo scarico di Casadei si spenge oltre la linea laterale. Palla recuperata ancora per basket Golfo Piombino. Casadei richiamato in panchina, torna nel match con il numero 8 Silimbani. Rimessa per Edoardo Pedroni. La ricezione di Mattia Venucci contrastato da Samuel Dal Fiume. Difesa individuale per Faenza. Giovanatto fronteggiato da Silimbani. Iattoni ad occuparsi di Edoardo Persico. Lo scarico per Mario Gigiana, si torna da Edoardo Persico,
Muove bene i piedi Edoardo Persico, si appoggia al vetro per il meno 2 sul 54-52. Entriamo negli ultimi 5 minuti di gioco del terzo quarto. A spazio Faenza per la conclusione, a bersaglio da 3 punti. Ricostruisce 5 punti di vantaggio Faenza con questa importante conclusione da oltre l'arco. Si trova ancora la ricezione di Edoardo Persico. Arriva il raddoppio. Giovanotto torna da Edoardo Persico. Ancora palla fuori per Giovanotto. Errore da 3 punti del numero 6. Si lotta al rimbalzo, esce vittorioso Faenza. Calpesta la laterale nel tentativo di ricezione Penzerini. Ancora una palla persa per Faenza, nuova opportunità in attacco per Basket Golfo Piombino. Edoardo Pedroni a servire Mattia Venucci. Lo scarico per Mario Gigena. Il palleggio del numero 15 giallo-blu. Il contatto falloso di Riccardo Iattoni, che non è assolutamente d'accordo con la decisione della coppia arbitrale. Il terzo fallo il quarto fallo del numero 13 ospite, costretto a richiamarlo in panchina Coach Ragazzi. Rimessa laterale di Mattia Venucci. Alessio Iardella, che nel frattempo ha preso il posto in quintetto di Edoardo Pedroni. Lo scarico di Giovanotto per Mario Gigena, che attacca forte il pitturato ospite. Elegante conclusione da sotto di Mario Gigena per il meno 3 Basket Golfo Piombino sul 57-54. Il fallo di Mattia Venucci a contrastare dal fiume, che aveva trovato una conclusione da 3 punti da ben oltre l'arco, ma ormai a gioco fermo. Penzerini ad effettuare la rimessa, dal fiume a gestire il possesso per Faenza. Arriva il blocco di Silimbani. È entrato in campo con il numero 17 anche Zambini. Da centro area, 2 punti ancora a bersaglio per Raggi Solaris Faenza, che trova il nuovo più 5 sul 59-54, 3 minuti e 35 secondi dallo scadere della terza frazione di gioco. Prova a rispondere Basket Golfo Piombino fidandosi ancora a Mario Gigena. Lo scarico per Edoardo Persico, a mani educatissime il centro giallo-blu, solo rete per lui. Nuovo meno 3 sul 59-56. Dal fiume a gestire l'attacco per Faenza. Penzerini a trovare ancora dal fiume. L'extra pass per Penzerini, che trova il tiro dal palleggio. Si ferma sul primo ferro la conclusione del numero 12 ospite. Mattia Venucci a trovare Giovanotto, che non esita a prendere il 3 punti. Errore dall'arco ancora per il numero 6 giallo-blu. Il palleggio di Dalfiume, palleggio, arresto e tiro del mancino numero 5. 2 punti per Samuel Dalfiume. 6-1-5-6. Si prepara sul cubo dei cambi Camillo Bianchi per Coach Padovano. Arriva il blocco di Edoardo Persico a favorire la partenza in palleggio di Alessio Iardella. Il fallo della difesa faentina. Due tiri liberi a disposizione di Alessio Iardella. Secondo fallo di Silimbani. Torna in panchina Giovanotto. Come preannunciato, entra in quintetto con il numero 13 Camillo Bianchi, quando Alessio Iardella si appresta ad eseguire la coppia di tiri liberi a propria disposizione. Solo rete per il numero 4 giallo-blu. 6-1-5-7, Basket Golfo Piombino a meno 4. 2 minuti e 26 secondi allo scadere del terzo quarto. Due su due per Alessio Iardella, glaciale come nell'occasione dei 4 tiri liberi consecutivi mandati a bersaglio nella vittoriosa trasferta di San Miniato di domenica scorsa. Dal fiume ancora a gestire l'attacco per Faenza, a trovare la ricezione di Silimbani. È il ball del numero 8 ospite. Il tiro piazzato di Boero, l'errore, ma il rimbalzo in attacco per Faenza. Prova a punire ancora la difesa giallo-blu dal fiume.
Nuovo rimbalzo in attacco per Silimbani. La palla recuperata da Alessio Iardella sul tentativo di dal fiume di trovare la ricezione profonda di Silimbani. Opportunità ancora per Piombino. Entrano i giochi a 14 secondi allo scadere dell'azione di attacco. Alessio Iardella con il blocco ricevuto da Edoardo Persico. Lo scarico di Alessio Iardella. Rinuncia al tiro Alessio Iardella. Cerca di trovare nel pitturato faentino Edoardo Persico. Non c'è intesa tra i due. La palla si spenge oltre la linea di fondo. Dal fiume ha nelle mani il pallone da gestire a 90 secondi dalla conclusione del terzo quarto. Massimo Padovano a sollecitare i propri a mantenere le posizioni difensive. Colpevolmente lasciato spazio ai tiratori di Faenza. Fortunatamente per Basket Golfo Piombino è arrivato l'errore nel tiro da tre punti. L'entrata di Mario Gigena che protesta con gli arbitri per il mancato fischio. Segue il rimbalzo però Edoardo Persico. Conquista il rimbalzo in attacco, manda a bersaglio i due punti del meno uno Basket Golfo. 6-1-6-0, 64 secondi allo scadere del terzo quarto. Prepotentemente rientrato in partita Basket Golfo dopo il meno 11 con il quale Faenza si era presentata in vantaggio all'intervallo lungo. Parziale di più 10 per Basket Golfo nei primi 8 minuti e 56 secondi di gioco del terzo quarto. Sosta prolungata per colloquio tra direttore di gara, ufficiale di campo e Mario Gigena. Rimessa laterale per Faenza. Palla nelle mani del mancino numero 5 Samuel Dal Fiume. La lettura difensiva di Edoardo Persico. Il recupero di Mario Gigena in compartecipazione con Alessio Iardella. Palla nelle mani di Mattia Venucci. 44 secondi allo scadere del terzo quarto. La conclusione a tre punti di Mattia Venucci. L'errore al tiro del numero 11 gialloblu. Lotta al rimbalzo Edoardo Persico. È suo l'ultimo tocco, rimessa dal fondo per Faenza. Chiama la difesa coach Padovano. La gestione dell'attacco di Faenza nelle mani di Dal Fiume. Arriva il blocco di Casadei. Lo scarico per il numero 17 Zambini. Si va a profondi a trovare Casadei. Passa in mezzo ad Alessio Iardella e Mattia Venucci. Si appoggia al vetro per i due punti del più 3 Faenza sul 63-60. 10 secondi allo scadere del terzo quarto. Palla nelle mani di Alessio Iardella. Perde palla Alessio Iardella. 3 secondi e 4 decimi rimangono a Faenza per costruire l'ultimo tiro del quarto. Opportunità sprecata da Piombino. Tenta la conclusione da lontanissimo il numero 5 Dal Fiume. Si chiude un terzo quarto appannaggio di Basket Golfo con il parziale di più 8. Parziale che ha consentito agli uomini di coach Padovano di tornare ad un solo di possesso di distanza da quanto prodotto da Faenza fino a questo momento. Rimangono 10 minuti ai gialloblu piombinesi per tentare di recuperare lo svantaggio, di cercare la vittoria che consentirebbe agli uomini di coach Padovano di sperare ancora nel raggiungimento del terzo posto in classifica. Necessaria la vittoria in questo incontro. Dagli altri campi c'è il largo successo fino a questo momento di Rimini sul campo di Valsesia. Romagnoli in vantaggio 66-47, 8 minuti e 48 secondi dallo scadere del quarto quarto.
Adoleggio Ceci in avanti di 3 punti sul 50-47 quando sta per iniziare l'ultimo e decisivo quarto. Tramec 100 abbondantemente avanti sull'88-61 contro il già retrocesso Trecate. Siamo nell'ultimo quarto anche a 100. Tutto è pronto con Camillo Bianchi pronto alla rimessa laterale. Primo possesso per Basket Golfo Piombino che ha ancora da recuperare 3 punti su Raggi Solaris Faenza. Ultimi 10 decisivi minuti qui al Palatenda. Rimessa laterale per Basket Golfo. Palla nelle mani di Alessio Iardella. Camillo Bianchi a ricevere il pallone dalla guardia gialloblu. La ricezione in punta di Edoardo Persico. Partenza in palleggio di Mario Gigena. Primo fischio dopo 12 secondi a punire la difesa faentina. Il fallo è del numero 6 Buero. Match winner nell'ultimo incontro vinto in volata da Faenza. Si chiede la collaborazione della panchina faentina per asciugare il cuoio. 14 secondi sul cronometro 24 a disposizione per Basket Golfo Piombino per chiudere l'azione di attacco. Ancora Camillo Bianchi pronto ad occuparsi della stessa. Mattia Venucci, Alessio Iardella, Edoardo Persico e Mario Gigena a completare il quintetto di Coach Padovano. Si allungano i tempi per la ripresa del gioco. I ragazzi a bordo campo impegnati ad asciugare il parquet. Il 5 tra Casadei e Mario Gigena prima della ripresa del gioco. La ricezione di Mattia Venucci. Torna la palla nelle mani di Camillo Bianchi. Palleggio di Alessio Iardella. Lo scarico per Mario Gigena. La penetrazione del numero 15 giallo-blu. A lui favorevole il fischio della coppia arbitrale. Due tiri liberi a disposizione di Mario Gigena per riportare Piombino potenzialmente sul meno uno. 9 minuti e 40 secondi allo scadere del ultimo match casalingo della stagione regolare per Basket Golfo Piombino. Manda a bersaglio il primo tiro libero Mario Gigena. 6-3-6-1 sul tabellone del Palatenda. Seconda opportunità a cronometro fermo per l'argentino numero 15. Non fallisce Mario Gigena, 2 punti per lui. 6-3-6-2, Piombino ancora a meno 1. La pressione difensiva di Basket Golfo Piombino. Lo scarico nell'angolo di Faenza per il numero 17. Palla torna nelle mani di Dal Fiume. Il taglio a centro area di del numero 15 Pini. Lo scarico per Boero che manda a bersaglio il 3 punti del nuovo più 4 Faenza. Le proteste di Boero che chiedeva anche l'azione fallosa sull'azione di tiro. Le proteste della parte di pubblico faentina. Si accendono gli animi. Canestro di fondamentale importanza quello messo a segno da Boero. Situazione difficile con lo scarico di Pini che ha trovato la ricezione di Boero che ha mandato a bersaglio la bomba del nuovo più 4 Faenza interrompendo la rincorsa di Basket Golfo Piombino. È pronta la rimessa al fondo Mattia Venucci. Lo scarico per Mario Gigena. Ancora palla nelle mani di Mattia Venucci che lascia Alessio Iardella il compito di superare la linea di metà campo. Palla nelle mani di Camillo Bianchi fronteggiato da Boero. Edoardo Percico a trovare ancora la ricezione di Camillo Bianchi.
il tre punti di Camillo Bianchi, rimbalzo offensivo di Edoardo Persico, il fallo fischiato a Casadei, c'è anche un fallo tecnico fischiato dal secondo arbitro. Grossa opportunità per Basket Golfo, che avrà a disposizione tre tiri liberi più possesso per costruire recupero ed eventualmente sorpasso. Primi tiri liberi nelle mani di Edoardo Persico, che ha subito il fallo di Casadei. A bersaglio il primo tiro libero scagliato da Edoardo Persico. 6-6-6-3. 8 minuti e 57 secondi alla sirena finale. Fa 2 su 2 Edoardo Persico. Mario Gigena ad occuparsi del tentativo di realizzazione del tiro libero per il fallo tecnico del fischiato al numero 17 Federico Zambini. Rimane il più 2 per Faenza sul 66-64, ma possesso vitale per Basket Golfo Piombino. La partenza in palleggio di Mattia Venucci, il palleggio resta il tiro di Mattia Venucci, l'errore al tiro della guardia gialloblu, si lotta a rimbalzo, esce vincitore Faenza dal fiume a gestire l'attacco. Ancora un 3 punti a bersaglio per Faenza, micidiali oltre l'arco gli uomini di coach Ragazzi. Nuovo vantaggio con 5 punti di scarto per Faenza sul 69-64. Ancora Persico a punire la difesa faentina. Meno 3 Basket Golfo, 8 minuti e 10 secondi allo scadere del quarto quarto. Il blocco di Casadei. Prende posizione ancora Casadei, marcato da Edoardo Persico. Il fallo del centro giallo-blu sulla virata del numero 11 ospite. Cambio in vista ancora per Quacce Ragazzi. Richiamato in panchina il numero 17 Federico Zambini. Rimessa dal fondo per Faenza. Palla alle mani di Buerro, si torna dal fiume, che batte in palleggio Mario Gigena. L'extra pass per favorire ancora il tre punti aperto di Buerro. Solo rete per il numero 6 ospite. Più 6 nuovamente per Faenza, che ha rintuzzato il tentativo di recupero di Piombino, che non ha sfruttato appieno l'occasione presentata dopo il fallo subito da Persico e fallo tecnico. Ci pensa adesso Camillo Bianchi a riportare Piombino ad un solo possesso di distanza. 7-2-6-9, bomba a bersaglio per Camillo Bianchi. Importante conclusione del numero 13 giallo-blu. Faenza ha ritrovato un vantaggio consistente sul più 6. Il palatenda torna a ruggire. Esaurito il time out, tutto è pronto per la ripresa del gioco qui al Palatenda. Rimessa dal fondo per Faenza, che aveva allungato fino al più 6. La bomba di Camillo Bianchi a riportare Basket Golfo ad un solo possesso. La difesa allungata di Coach Padovano. Dal fiume Buero a superare la linea di metà campo per Faenza. Si apre la difesa giallo-blu. Costretto al fallo Alessio Iardella per impedire una comoda conclusione da sotto a Penserini.
che avrà a disposizione due tiri liberi a 7 minuti e 13 secondi dalla scadenza del match. Faenza ha già raggiunto il bonus dei 4 falli nel quarto, fermo a 2 basket golfo Piombino. È corto il primo tiro libero di Penzerini, che si ferma sul primo ferro del canestro giallo-blu. Seconda opportunità per il numero 12 ospite. A bersaglio questa seconda conclusione di Penzerini. Più 4 Faenza sul 73-69. Il palleggio di Mattia Venucci fronteggiato dal fiume. Lo scarico per Alessio Iardella. La ricezione di Mario Gigena. Arriva il fallo di Boero. Due tiri liberi per Mario Gigena. Pronto sul cubo dei cambi Michele Giovanatto. Pronto probabilmente a rilevare lo stesso Mario Gigena in caso di realizzazione del secondo tiro libero a disposizione del numero 15 giallo-blu. Secondo errore consecutivo dalla linea per Mario Gigena dopo l'errore al tiro sul tiro libero susseguente al fallo tecnico fischiato al numero 17 ospite. Terzo errore consecutivo per Mario Gigena. Probabilmente in carriera non è una delle prime occasioni in cui Mario Gigena è così, non è così preciso dalla linea del tiro libero. L'attacco di Faenza gestito da Casadei, che parte in palleggio, supera Edoardo Persico. Colpevole del fallo il centro giallo-blu. Massimo Jacopini, l'assistant coach di Massimo Padovano, ad indicare al coach giallo-blu la necessità di mandare in campo Marco Franceschini perché Edoardo Persico è gravato di 4 falli. 6 minuti e 41 secondi a disposizione ancora di basket golfo Piombino per riportare la gara verso i propri colori. Da superare la resistenza di Faenza. La rimessa degli ospiti, la ricezione di Casadei in punta fronteggiata da Marco Franceschini, lo scarico per Dal Fiume fronteggiato da Camillo Bianchi. Fa saltare Mattia Venucci. Iattoni fallisce il 2 punti che poteva regalare a Faenza il più 6. Lo scarico di Giovanatto per Alessio Iardella. 3 punti corto di Alessio Iardella. Fallo antisportivo della stessa guardia gialloblu, che ha trattenuto il proprio avversario diretto nel tentativo di catturare il rimbalzo di attacco. 6 minuti e 12 secondi allo scadere del match. Opportunità ghiotta per Faenza per allungare nel punteggio. Due liberi e possesso a 6 minuti e 12 secondi allo scadere. Illumetta il numero 15 Pini, manda a bersaglio il primo tiro libero il numero 15 ospite. Più 5 Faenza, nuova opportunità dalla linea per Emanuele Pini. 2 su 2 per lui, rimessa laterale per Faenza nelle mani di Giovanni Penzerini. Cambio per Quacci Ragazzi. Più 6 Faenza, 7-5-6-9, 6 minuti e 10 allo scadere del match. La ricezione di Casadei, la lettura di Giovanatto, palla recuperata da basket golfo Piombino. Lo scarico per Mattia Venucci. Arriva il blocco di Marco Franceschini, ancora un blocco a favorire il palleggio di Mattia Venucci. Ancora errore a 3 punti per Giovanatto. Rimbalzo per Faenza, nessun interesse da parte degli uomini di Quacci Ragazzi ad accelerare i ritmi dell'incontro. Dal Fiume a gestire l'attacco fronteggiato da Mattia Venucci. Il consegnato ancora da parte di Boero per il numero 5 ospite.
che dal palleggio prende il 3 punti che trova il fondo della retina del canestro giallo-blu. 7-8-6-9 più 9 Faenza, 5 minuti e 29 secondi allo scadere del match. Cala il silenzio qui al Palatenda. Dal potenziale vantaggio giallo-blu dopo l'opportunità con in 3 liberi consecutivi falliti da Mario Gigena. Faenza ha ricostruito il proprio vantaggio, prova a gestirlo negli ultimi 5 minuti e 29 secondi di questo incontro. Il pubblico giallo-blu chiede ai propri beniamini di tirare fuori gli attributi. È una squadra che ci ha abituato a reagire sempre alle difficoltà, non si è arresa nell'ultimo impegno casalingo di fronte al meno 18 con il quale Cecina guidava l'incontro. Vediamo se avrà la forza e la capacità di reagire anche in questa occasione. La rimessa dal fondo nelle mani di Mattia Venucci, la ricezione di Camillo Bianchi. Alessio Erdella in palleggio a superare la linea di metà campo, fronteggiato da Dalfiume, esce a ricevere Giovanatto. Ancora il palleggio di Alessio Erdella, prova la penetrazione il numero 4 giallo-blu, l'arresto e tiro. 2 punti per Alessio Erdella, importante realizzazione del numero 4 giallo-blu. Meno 7 sul 78-71. 5 minuti esatti allo scadere del match. Faenza in attacco, il taglio di Casadei, la ricezione fronteggiata da Camillo Bianchi, si muove spalla a canestro, trova la ricezione a centro area del numero 13 Iattoni, appoggio al vetro del numero 13 ospite per il nuovo più 9 Faenza. 80-71, il fallo alla difesa faentina sul l'arresto di Mario Gigena, il fallo del numero 12 Giovanni Penzerini, secondo fallo per lui. Rompe la serie di errori Mario Gigena mandando a bersaglio il primo tiro libero a disposizione dopo 3 errori consecutivi. Ancora un errore dalla linea per Mario Gigena. 4:34 allo scadere del match. Tenta l'intercetto Mattia Venucci, palla ancora nelle mani di Samuel Dalfiume, fronteggiato da Alessio Erdella. Rinuncia al blocco Casadei, lascia in proprio Dalfiume, palleggia, resta e tiro da 3 punti. Ancora reattivi a rimbalzo in attacco i faentini. 10 secondi allo scadere del nuovo possesso per Faenza. In allontanamento il 3 punti di Casadei, prezioso rimbalzo difensivo di Giovanatto, spinge la transizione Mattia Venucci, è buona anche la transizione difensiva di Faenza. 10 secondi allo scadere l'azione di attacco, ricezione spalla canestro di Giovanatto che si avvicina al canestro faentino, subisce il fallo della difesa di Faenza, nello specifico terzo fallo per Samuel Dalfiume. Viaggi lunetta per Giovanatto. 80-72 per Faenza, 3 minuti e 48 secondi alla fine del match. Fallisce il primo tiro libero a propria disposizione Giovanatto. Manda a bersaglio il secondo tentativo. Svantaggio ridotto a 7, continuano le rotazioni di ragazzi. Richiama in panchina il numero 6 Boero. Dalfiume a servire Penzerini, Pini rientrato in campo a completare il quintetto con Casadei e Attoni. La difesa forte di Alessio Erdella su Penzerini, lo scarico per Pini, la partenza in palleggio del numero 15. L'end-off di Casadei per Penzerini, che attacca forte il pitturato giallo-blu. Subisce il fallo della difesa piombinese. Si guadagna il diritto a una coppia di tiri liberi. 80-73, 3 minuti e 29 secondi allo scadere del match. Non riesce a trovare la chiave per riportarsi in partita a basket golfo
dopo un terzo quarto che aveva consentito agli uomini di coach Padovano di recuperare parte degli 11 punti di svantaggio, con il quale Faenza aveva chiuso in vantaggio, ripetiamo, i primi due quarti. Importante errore dalla linea per Pini, che non fallisce la seconda conclusione. Ancora più 8 per Faenza sull'81-73. Mattia Venucci in palleggio fronteggiato da Penzerini. Arriva il blocco di Michele Giovanatto, lo scarico di Mattia Venucci, tre punti di Camillo Bianchi. Arriva il fischio per pulire l'intervento difensivo di Penzerini, terzo fallo per lui. Opportunità per Camillo Bianchi, primo libero avversario per il numero 13 giallo-blu. Due su due per Camillo Bianchi, terza opportunità dalla linea per il numero 13 giallo-blu, che ha riportato Piombino sul meno 6. Errore all'ultimo tentativo per Camillo Bianchi. 3 minuti e 14 secondi allo scadere. La palla nelle mani di Iattoni, il consegnato per Dal Fiume. Il palleggio del numero 5 Mancino. Commette infrazione di doppio palleggio sull'aiuto della difesa giallo-blu. Palla recuperata per Basket Golfo. Lo scarico per Alessio Iardella. Palla alle mani di Michele Giovanatto. Lo scarico ancora per Mattia Venucci. Il palleggio mancino del numero 11 giallo-blu, che attacca forte il canestro ospite. Il fallo è del numero 13 Attoni, che lascia il match per raggiunto limite di falli. Al suo posto in campo per gli ultimi 2 minuti e 46 secondi di gioco il numero 6 Boero. Mattia Venucci in lunetta con due tiri liberi in posizione per riportare Piombino a meno 4. L'incitamento di coach ragazzi ai propri uomini. Fallisce il libero anche Mattia Venucci. Serata non felice da linea di tiro libero per Basket Golfo Piombino. Manda a bersaglio il secondo tentativo Mattia. 8-1-7-6, meno 5 Basket Golfo. La difesa forte di Camillo Bianchi. Il palleggio di Penzerini. Trova la ricezione di Pini. Palla consegnata nuovamente a Dal Fiume. 10 secondi allo scadere l'azione di attacco per Faenza. Il solito blocco di Casadei. Il palleggio resta il tiro di Pini. Tre punti fallito, ma domina il rimbalzo Casadei. Nuova opportunità per Faenza. Non riesce a dare continuità al rimbalzo difensivo Basket Golfo Piombino. Molte seconde opportunità per Faenza. Spreca questa, concedendo a Basket Golfo Piombino la facile soluzione dalla linea del tiro libero. Fallo di Pini, che manda in lunetta Mattia Venucci, reduce dall'1 su 2 al viaggio precedente in lunetta. 2 minuti e 7 secondi alla fine del match. Nelle mani di Mattia Venucci due tiri liberi che possono riportare Basket Golfo Piombino ad un solo possesso da Faenza. Tutte e due le squadre hanno esaurito il bonus dei falli nel quarto. Manda a bersaglio il primo tiro libero Mattia Venucci. 8-1-7-7, Basket Golfo a meno 4. 2 su 2 per Mattia Venucci. 8-1-7-8, un'autostrada si apre di fronte a Dal Fiume. Comodo appoggio per il numero 5, per il più 5 Faenza sull'8-3-7-8. Prova a rispondere Alessio Iardella, errore da sotto per la guardia numero 4. Dal Fiume a gestire il nuovo attacco per Faenza.
arriva il fallo di Alessio Erdel. Viaggi lunetta anche per Dal Fiume, che ha approfittato di una mancata rotazione difensiva di Basket Golfo Piombino per andare a appoggiare comodamente i due punti del 9+5 Faenza. 1 minuto e 41 secondi allo scadere del match. Dal Fiume in lunetta, non trema la mano del numero 5 ospite. Più 6 Faenza, 2 su 2 per Dal Fiume. Lo scarico di Mario Cigena per Mattia Venucci. 8-5-7-8, 1 minuto e 30 secondi alla fine dell'incontro. Mattia Venucci va fino in fondo, si appoggia al vetro, meno 5, 8-5-8-0, 1 minuto e 25 secondi allo scadere. La virata di Dal Fiume, la rubata di Giovanatto, palla alle mani di Alessio Erdella. 1 minuto e 10 secondi allo scadere del match. In transizione Giovanatto a mettere la bomba del meno 2 Basket Golfo Piombino. Ci crede nuovamente il pubblico giallo-blu. Trova la conclusione pesante nel momento più importante Michele Giovanatto. Dal Fiume ancora in lunetta per una coppia di tiri liberi. Torna a cantare il pubblico del Palatenda. 67 secondi allo scadere del match. Dal Fiume in lunetta. Sente la pressione Dal Fiume, sbaglia il primo libero a propria disposizione. Buero richiamato da Quaccio Ragazzi. Manda a Bersaglio il secondo tiro libero Dal Fiume. 3 punti di vantaggio per Raggi Solari Faenza. Ultimo minuto di gioco al Palatenda, il palleggio di Mattia Venucci. Mario Cigena a prendere il 3 punti, rifiutato dal canestro faentino. Fallisce l'opportunità del pareggio Basket Golfo. Possesso determinante per gli esiti del match nelle mani di Dal Fiume. Batte in palleggio Giovanatto, va fino in fondo, si appoggia al vetro. 2 punti ancora per Dal Fiume, 9+5 per Faenza. Errore da 3 punti anche di Camillo Bianchi. Si lotta a rimbalzo, il fallo di Mario Cigena. Potrebbero essersi spenti sulle due conclusioni a 3 punti fallite da Cigena e da Bianchi le speranze di Basket Golfo di portare a casa questo incontro. Due tiri liberi ancora a disposizione per Faenza per chiudere i conti. Manda a bersaglio il primo tiro libero Pini. Fallisce il secondo, rimbalzo difensivo di Mario Cigena. Il contropiede di Alessio Erdella. 2 punti a bersaglio per il numero 4 giallo-blu. Arriva il fallo di Giovanatto di interrompere la corsa del cronometro. 24 secondi e 3 decimi allo scadere dell'incontro. Ancora dei tiri liberi per Faenza, ancora a presentarsi in lunetta Dal Fiume. Primo libero a bersaglio per Dal Fiume, 9-0-8-5. 2 su 2 per Dal Fiume, time out richiesto da coach Padovano. 9-1-8-5, più 6 Faenza, residue e speranze di rimonta per Basket Golfo Piombino da gestire con questo possesso. Probabilmente coach Padovano chiederà ai propri uomini una veloce soluzione in attacco.
Cecina abbondantemente in anzi finale a doleggio, con Cecina che batte i padroni di casa per 75-61. Cento facile su Trecate. Rimini che spugna Valsesia per 84-62. Stante questi risultati sfuma il sogno terzo posto per Basket Golfo Piombino. Cento e Cecina avanti di 2 punti rispetto a Basket Golfo, che concluderebbe la regular season appaiata a Valsesia. Il tiro di Giovanatto stoppato dalla difesa di Faenza. Ancora un fallo per Alessio Iardella di interrompere la corsa del cronometro. 19 secondi e 2 decimi alla sirena finale. 9-1-8-5 per Faenza. Pini Lunetta per un'ulteriore coppia di tiri liberi a propria disposizione. Lascia il match Alessio Iardella per raggiunto limite di falli. Per il vantaggio negli sconti diretti, arrivando appaiato in classifica a Valsesia. Basket Golfo Piombino raggiungerebbe il 5º posto. Cambio per Quacce Ragazzi. Ultimi secondi che servono solo a Basket Golfo Piombino per provare a ridurre lo svantaggio. 9-3-8-5. Prova a farlo Mattia Venucci con il palleggiare e tira a bersaglio. 9-3-8-7. Continua la sequela dei falli immediati di Basket Golfo Piombino. Edoardo Pedroni a spendere il fallo a 9 secondi e 3 decimi dalla sirena finale. Gli applausi dei tifosi ospiti agli uomini di Coach Ragazzi, che conquistano un meritatissimo successo sul parquet del Palatenda. Hanno sempre guidato l'incontro con vantaggi consistenti fino al più 15. Hanno reagito al prepotente rientro in campo in partita di Basket Golfo Piombino. E nell'ultimo e decisivo quarto hanno prodotto l'allungo decisivo che li ha portati fino al più 8, che resta tale per l'errore al tiro di Mattia Venucci. È finita qui al Palatenda con la vittoria di Faenza per 95-87. Si chiude con una sconfitta casalinga la regular season di Basket Golfo Piombino. Vi diamo appuntamento per il prossimo appuntamento, per il primo turno dei playoff qui dal Palatenda. Riccardo Quiricondi ringraziandovi per l'attenzione, vi saluta e vi augura la più cordiale buona serata.